Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi è ambientato negli ultimi giorni della vita di Gesù a Gerusalemme, giorni carichi di aspettativi e anche di tensione. Da una parte Gesù rivolge critiche severe agli scribi e ai farisei, dall'altra lascia importanti consegne ai cristiani di tutti i tempi, quindi anche a noi. Egli dice alla folla: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei, praticate e osservate tutto ciò che dicono. Questo sta a significare che essi hanno l'autorità di insegnare ciò che è conforme alla legge di Dio. Tuttavia, subito dopo, Gesù aggiunge: ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Fratelli e sorelle, un difetto frequente in quanti hanno un'autorità, sia autorità civile sia ecclesiastica, è quello di esigere dagli altri cose anche giuste che però loro non mettono in pratica in prima persona. Fanno la doppia vita. Dice Gesù: legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Questo atteggiamento è un cattivo esercizio dell'autorità, che invece dovrebbe avere la sua prima forza proprio nel buon esempio. L'autorità nasce del buon esempio per aiutare gli altri a praticare ciò che è giusto e doveroso, sostenendoli nelle prove che si incontrano sulla via del bene. L'autorità è un aiuto, ma se viene esercitata male, diventa oppressiva, non lascia crescere le persone e crea un clima di sfiducia e di ostilità e anche porta alla corruzione. Gesù denuncia apertamente alcuni comportamenti negativi degli scribi e di alcuni farisei. Si compiacciono dei posti di onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze. Questa è una tentazione che corrisponde alla superbia umana e che non è sempre facile vincere. È l'atteggiamento di vivere solo per l'apparenza. Poi Gesù dà le consegne ai suoi discepoli: non fatevi chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Noi, discepoli di Gesù, non dobbiamo cercare titoli di onore, di autorità o di supremazia. Io vi dico che a me personalmente mi addolora vedere persone che psicologicamente vivono correndo dietro la vanità delle onorificenze. Noi, discepoli di Gesù, non dobbiamo fare questo, poiché tra di noi ci deve essere un atteggiamento semplice e fraterno.
Siamo tutti fratelli e non dobbiamo in nessun modo sopraffare gli altri, guardarli così. No, siamo tutti fratelli. Se abbiamo ricevuto delle qualità dal Padre Celeste, le dobbiamo mettere al servizio dei fratelli e non approfittarne per la nostra soddisfazione e interesse personale. Non dobbiamo considerarci superiori agli altri. La modestia è essenziale per un'esistenza che vuole essere conforme all'insegnamento di Gesù, il quale è mite e umile di cuore ed è venuto non per essere servito, ma per servire. La Vergine Maria, umile e alta più che creatura, ci aiuti con la sua materna intercessione a rifugire dall'orgoglio e dalla vanità ed ad essere miti e docili all'amore che viene da Dio per il servizio dei nostri fratelli e per la loro gioia, che sarà anche la nostra. Cari fratelli e sorelle, ieri a Indore, India, è stata proclamata beata Regina Maria Vatalil, religiosa della Congregazione delle Suore Clarisse Francescane, uccisa per la sua fede cristiana nel 1995. Suor Vatalil ha dato testimonianza a Cristo nell'amore e nella mitezza e si unisce alla lunga schiera dei martiri del nostro tempo. Suo sacrificio sia seme di fede e di pace, specialmente in terra indiana. Era tanto buona, la chiamavano la suora del sorriso. Saluto tutti voi, romani e pellegrini, in particolare quelli venuti da Gomel in Bielorussia. I membri del Centro Accademico Romano Fundación de Madrid, i fedeli di Valencia, Murcia e Torrente, Spagna, e le religiose Irmãs da Divina Providence che festeggiano i 175 anni del loro istituto. Saluto il coro giovanile I Mini Polifonici di Trento. Poi cantate un po', Le corali di Candiana, Maser e Bagnoli di Sopra. I partecipanti al Festival di Musica e Arte Sacra provenienti da diversi paesi. I fedeli di Altamura, di Guidonia, di Lodi e della parrocchia di San Luca in Roma. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.